see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Cari amici, ben ritrovati. È una puntata che apriamo all'insegna del motorismo a stelle e strisce, parlando della Lincoln, la più esclusiva delle auto americane, e del suo modello più famoso, la Continental, di cui vi presentiamo un esemplare convertibile del 1947. Ben diverso è stato il ruolo delle Harley Davidson WLA, destinate all'esercito americano, e dopo essere finite tra i risultati bellici, sono state civilizzate da alcuni specialisti italiani e hanno contribuito alla ripresa del nostro paese. L'EICMA Milano ha confermato l'importanza della storia e della tradizione per le principali case motociclistiche mondiali e a Villach in Austria c'è un museo dedicato alla motorizzazione popolare. Questo e molto altro ancora con Epoca che Storia. La Lincoln rappresenta una delle eccellenze del lusso e della ricercatezza della produzione automobilistica americana. Il modello Continental, in produzione dal 1939 al 1948 nelle versioni convertibile e coupé, è stato tra i più significativi del suo periodo. Le peculiarità attribuite a questa vettura, e più in generale a tutte quelle uscite dall'azienda fondata nel 1920 da Henry Landall, lo stesso che all'inizio del Novecento ha fatto nascere le Cadillac, sono le stesse, almeno agli occhi dell'utenza europea, che caratterizzano un po' tutte le macchine americane. Per meglio comprendere il ruolo della Lincoln nel panorama automobilistico a stelle e strisce, non bastano queste immagini della versione cabriolet del 1947-48, ma è indispensabile una breve descrizione storica. Nel 1922 la Lincoln è sull'orlo del fallimento e viene rilevata dalla Ford per 8 milioni di dollari. La sua conduzione viene affidata a Edsel Ford, il figlio di Henry Ford. Ed è in quell'occasione che Edsel esprime quello che sarà il ruolo della Lincoln dicendo: papà fa la macchina più popolare al mondo, a me piacerebbe fare la miglior macchina al mondo. Infatti la Ford, pur essendo la maggiore azienda automobilistica americana, non dispone di modelli di vertice, un vuoto che viene colmato con la Lincoln. I motori sono a 8 e a 12 cilindri e sono molti i carrozzieri che realizzano modelli esclusivi. La svolta arriva alla fine del 1935, quando Edsel Ford incarica Eugene Bob Gregory, un giovane designer di imbarcazioni di lusso che era stato assunto all'inizio degli anni 30 per sviluppare e dirigere il reparto stile, di progettare una vettura di pregio ma con un prezzo accessibile ad un maggior numero di clienti di quanto non lo siano state le Lincoln precedenti. È la condizione indispensabile per garantire le sorti dell'azienda. Partendo dalla base di un progetto fatto dall'ingegner John Jarda per le carrozzerie Briggs di Detroit, viene realizzata la Lincoln Zephyr equipaggiata con un motore a 12 cilindri a V di 75 gradi con cilindrata di 4.375 centimetri cubici che eroga 110 cavalli a 3.600 giri. La macchina incontra grande successo e diventa il modello di punta della gamma Lincoln. Sull'onda di questo successo, nel 1939, Edsel Ford propone a Gregory di disegnare una Special partendo dalla base della Zephyr. Il risultato è tale che Edsel Ford decide di far realizzare altri due esemplari per i figli, Henry II e Benson. Nel frattempo usa la nuova macchina durante una vacanza in Florida e al suo rientro ha con sé 200 ordini per una vettura simile alla sua. E quella che doveva essere la Dream Car di famiglia diventa il primo esemplare della Continental. La produzione di serie inizia in ottobre del 1939 e sino a settembre 1940 vengono costruite 404 macchine, di cui 350 cabriolet e 54 coupé. Nel primo anno e nel 1941, quando le macchine costruite sono 1250, il motore è il 12 cilindri da 4817 cm3 e 120 cavalli a 3600 giri, mentre nel 1942 la cilindrata cresce a quasi 5000 per un leggero incremento dell'alesaggio e la potenza massima arriva a 130 cavalli a 3800 giri. A causa dell'entrata in guerra degli Stati Uniti, la produzione della Continental si ferma a 336 esemplari. Perché riprenda bisogna aspettare il ritorno della pace con la versione 1946, del tutto simile a quella del 1942. Ed arriviamo così alla macchina di questo servizio,
e come ci dice Francesco Fochi, uno dei maggiori esperti sulla produzione americana e proprietario dell'altra Lincoln Continental degli anni 40 attualmente presente in Italia. Questa è una 1947, 1947 possiamo dire 1948, l'auto viene prodotta nel biennio con lo stesso motore, la stessa carrozzeria, non viene modificata. C'è una cosa molto singolare che ci tengo a dire: nel 1947 quest'auto è pace car della 500 miglia Indianapolis. E dal punto di vista tecnico? L'auto in questo caso è equipaggiata con un motore V12 appunto, che monta un cambio manuale tre marce. Ecco, il cambio manuale tre marce standard, classico, non venivano fatte automatiche queste vetture qui. Aveva però una particolarità: poteva essere dotato di un optional per le lunghe percorrenze, e questo è una sorta di overdrive che viene utilizzato sulle marce, diciamo a ruota libera, come si indica, azionato mediante una leva, nella quale un sistema, diciamo così, sul differenziale moltiplica i giri e quindi diventa una ruota libera e fa abbassare il regime del motore ed allungare il passo diciamo della vettura, quindi con consumi più ridotti, una performance molto più ampia e soprattutto una velocità di punta che diventa molto più interessante. Non dimentichiamo che l'auto è, diciamo, circa 86 mph, cioè 86 miglia, quindi un'auto che già, anche se degli anni 40, sfiora i 150 km/h. La potenza del motore è di circa 130 cavalli, il motore è un 4800, 4780 circa 292 inch per l'esattezza, perché quest'auto, nonostante tutto, nonostante i 12 cilindri, monta un motore comunque a teste piatte, quindi un valvole laterali. Delle sospensioni che cosa ci dice? Balestra, allora, quattro fegna tamburo, una balestra trasversale come sospensione, quindi è una balestra unica trasversale, appunto, non longitudinale. Diciamo, la macchina, nonostante tutto, ha una ciclistica piuttosto comoda, ecco, non dimentichiamoci che ha anche un notevole peso e quindi tutto sommato, nonostante tutto, c'è una buona ripartizione dei pesi, anche sulla sterzata è molto comoda. E anche molto esclusiva, visto che complessivamente gli esemplari costruiti sono solo 5.324, sommando alle 2.277 cabriolet le 3.047 coupé, eccellenza confermata dal Museo di Arte Moderna di New York, che nel 1951 ha inserito la Continental tra le 8 vetture al mondo che rappresentano lo stato dell'arte automobilistico. L'Harley Davidson, nel periodo che va dal 1941 al 1945, ha consegnato all'esercito americano circa 90.000 esemplari di WLA, la più piccola delle bicilindriche AV con distribuzione a valvole laterali costruite dalla casa di Milwaukee per l'impiego militare. È un quantitativo considerevole, che sommato al relativamente scarso impiego della moto sul fronte bellico, lascerebbe presupporre un gran numero di esemplari rimasto integro anche negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, tanto da costituire uno dei modelli più disponibili per i collezionisti di moto militari. E così è, se non fosse che la grande maggioranza delle WLA ancora in circolazione sono in livrea civile, quasi a voler rinnegare la A, iniziale di Army, contenuta nella sua sigla. Il lavoro di civilizzazione operato tanto da noi quanto nel resto del continente, però, non scaturisce da un netto rifiuto per tutto quanto potesse ricordare gli orrori della guerra, quanto dalla voglia di ripresa che necessariamente doveva passare attraverso l'opera di riconversione. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i veicoli americani e le Harley-Davidson WLA tra le moto costituiscono il blocco principale tra quelli che vengono genericamente identificati come residuati bellici. Il portarli in patria sarebbe antieconomico e così, tanto le moto quanto tutti gli altri mezzi impiegati dall'esercito alleato vengono lasciati in Europa. In Italia sono raccolti nei campi ARAR, le iniziali di Azienda Rilievo Alienazione Residuati. L'ARAR ha il compito di smaltirli rivendendoli ai privati o alle istituzioni. E non è azzardato affermare che è grazie a questi veicoli che riprendono tanto il trasporto privato quanto quello pubblico. Le WLA che escono dai campi di raccolta ARAR sono destinate ad equipaggiare le forze di polizia o sono riconvertite per l'impiego civile. Tra i più attivi nell'opera di riconversione ci sono Ancillotti a Firenze, Borgarello a Torino e Faragli a Roma. Città quest'ultima dove le WLA vengono impiegate anche dai vigili urbani motociclisti.
I due esemplari che vediamo in queste immagini si riferiscono a quelle di Gualtiero Ancillotti, ma si deve anche ricordare che per il lavoro di civilizzazione non ci sono regole precise, ad esclusione dell'adeguamento dell'impianto elettrico alle norme del codice della strada. Tutto il resto viene lasciato all'esperienza maturata in precedenza sulle Harley Davidson da parte di chi opera la civilizzazione e alla disponibilità economica dell'acquirente. E per quanto riguarda il background di Ancillotti sulle Harley Davidson, si deve ricordare che era stato il meccanico di Damiano Rogai nell'ambito della squadra corse allestita negli anni 20 dall'importatore italiano. In pratica, le moto che sono ritirate dai campi Harrah, dove vengono ripunzonate con il numero di vendita vicino a quello di identificazione Harley Davidson, sono smontate e private di quei componenti specifici per l'impiego militare, come il portafucile, la cassetta porta munizioni, la sirena, le lampade schermate, le borse laterali e quant'altro sia specifico solo per i capitolati dell'esercito. Vengono poi riverniciate e infine riassemblate. L'intervento è principalmente di natura estetica. La sola modifica tecnica riguarda l'eliminazione del filtro dell'aria in bagno d'olio, che era richiesto dai capitolati militari, con un cornetto d'aspirazione simile a quello impiegato sulle Harley civili negli anni 30, oppure con il filtro proveniente dai contemporanei modelli civili. Il richiamo a quest'ultime è alla base di quello che l'ASI, Automotoclub Storico Italiano, ha definito codice di civilizzazione per le WLA e per le WLC, sigla che identifica la versione destinata all'esercito canadese. Le caratteristiche tecniche delle WLA civilizzate sono quelle della versione militare, un modello che a sua volta deriva dalla W stradale destinata tanto all'impiego turistico quanto a quello sportivo. È una storia che inizia nel mese di luglio del 1928, quando la Harley Davidson produce la prima 45, numero che rappresenta la cilindrata espressa in pollici al cubo ed equivale a circa 750 cm cubici, con motore bicilindrico a V a valvole laterali e cambio separato a tre rapporti con comando a mano. È dalla sua costante evoluzione che nel 1937, nella gamma Harley Davidson, scaturisce la serie W, e da questa nel 1941 viene ricavata la WLA destinata all'esercito. La moto ha il motore bicilindrico a V di 45 gradi, con le teste in lega leggera e cilindri in ghisa. Con il rapporto di compressione di 5:1, la potenza massima è di circa 23 cavalli a 4500 giri. È un valore non elevato, ma nonostante il peso in ordine di marcia di oltre 260 kg, la velocità massima è superiore ai 100 km all'ora. E per assolvere ai compiti di scorta e di vigilanza ai convogli militari, quando si deve viaggiare a bassa velocità per lungo tempo, la WLA può procedere con il cambio in terza e con la frizione parzialmente inserita come fosse un parastrappi. Il comando alla frizione è a pedale sulla pedana sinistra. La frizione non ha il comando a mano, nonostante sulla moto per l'esercito la leva sul lato sinistro del manubrio possa trarre in inganno. Infatti si tratta di quella che comanda il freno anteriore. Sulla versione destinata all'esercito canadese c'è invece il doppio comando, a pedale e a cavo, con la leva sul manubrio. Le due manopole azionano l'acceleratore, quella di destra, e l'anticipo, quella di sinistra. Il serbatoio dispone di due scompartimenti, uno per il carburante, da poco meno di 13 litri, e uno per il lubrificante, che contiene poco più di 3 litri d'olio. Il telaio è rigido, ma la mancanza della sospensione posteriore non si ripercuote sulla possibilità di guidare per molte ore, grazie all'elasticità della sella, a supporto telescopico con molla interna al telaio. La forcella è la classica Springer, a biscottini oscillanti con doppia molla centrale, che per aumentare l'altezza da terra del telaio e soddisfare le esigenze di guida su terreno sconnesso viene allungata di circa 6 cm. Le ruote sono 18 pollici con pneumatici da 400x18 e i freni sono a tamburo laterale. Sulle WLA destinate all'impiego su terreni molto cedevoli, come la sabbia del deserto, vengono montate le ruote da 16 pollici, che grazie agli pneumatici da 500x16 migliorano sensibilmente anche il comfort di guida. Per concludere la descrizione tecnica, non resta che ricordare il consumo di un litro per poco meno di 15 km. Oltre che durante il periodo bellico, la WLA è rimasta in produzione fino al 1952, anche se per forza di cose ci siamo limitati alla descrizione sommaria e alla storia di quelle impiegate durante la Seconda Guerra Mondiale, che sono anche le uniche arrivate e poi civilizzate da noi.
Le novità e le anticipazioni sono il piatto forte di EICMA, la principale esposizione motociclistica mondiale, che alla Fiera di Milano ha celebrato l'edizione numero 73. Ma il motosalone di vecchia memoria ha anche evidenziato che per molti costruttori la storia e le tradizioni rappresentano un background di grande importanza e proprio per questo non possono venire dimenticati. E non solo a parole, visto che in diversi stand i modelli del passato hanno condiviso con le ultime novità l'attenzione dei visitatori. La Yamaha ha festeggiato il 60° anniversario dell'inizio della produzione motociclistica con le moto che hanno dominato la stagione 2015 nel moto mondiale e nel motocross, ma accanto a queste ha mostrato alcune delle pietre miliari della sua gamma. Ad iniziare dalla prima moto costruita, la 125 a due tempi Y A1 del 1955, che è stata esposta accanto alla 125 Resonator, una concept bike ispirata al passato. Se la YA1 è stata la prima Yamaha, la XT500 del 1976 è stata la moto che ha fatto nascere il fenomeno delle grosse entro fuoristrada a quattro tempi, che negli anni 80 sarebbero diventate le best seller sul mercato mondiale. La prima versione della XT è stata anche la capostipite delle moto destinate ai rally ride nei deserti africani e non solo, che ancora adesso attraggono un gran numero di appassionati. Il tuffo nella storia e nel passato della casa di tre diapason è stato fatto anche con la XS650 bicilindrica, che alla soglia degli anni 60 è stata la prima Yamaha a quattro tempi di successo, e con la RD500LC, la quattro cilindri di due tempi racing replica stradale del 1984, che ha fatto sognare le imprese di Kenny Roberts a molti giovani di allora. Questa sorta di confronto ieri-oggi è stato fatto anche dalla Suzuki, come ben testimonia il percorso tecnico-stilistico della gamma GSXR, iniziato nel 1985 con la 750, per arrivare alla sesta generazione dei modelli Hypersport, con l'ultimo esemplare della 1000 completamente derivata dalle moto impiegate nelle competizioni. Un legame che è stato ricordato anche nel motocross, dove la Suzuki è stata la prima casa giapponese ad impegnarsi direttamente e a vincere il titolo iguidato. La RM250, campione del mondo nel 1970 con Joël Robert e poi nuovamente nel 71 e nel 72, anni in cui la 370 di Roger de Coster ha bissato i titoli, è stata così affiancata alla RM450 che scende in pista nella MXGP 2016 nella squadra gestita dalla leggenda del motocross Stefan Evers, 10 volte campione del mondo, e da Sylvain Guebourse. Il passato che ritorna è stato il tema per il lancio ufficiale della nuova Africa Twin della Honda, un modello che fece il suo esordio nella versione 650 nel 1988, per essere aggiornato alla fine del 1989 con cilindrata portata 750 e rimaneva in produzione sino al 2003. Per l'ultima versione la cilindrata è cresciuta a 1000, ma lo spirito adventure è rimasto quello di sempre. A Kawasaki, per concludere con le aziende giapponesi, il richiamo con la tradizione l'ha fatto solo in maniera virtuale, con l'immagine della 4 cilindri 4 tempi Z1 900 del 1972 proiettata sullo schermo gigante prima della conferenza stampa per celebrare il successo nel mondiale Superbike e la presentazione dei nuovi modelli. In casa Piaggio, per parlare di storia, di tradizione, di forte legame con il passato, pur essendo proiettati verso il futuro, basta dire Vespa, che nel 2016 celebra il suo 70° anniversario. Così, dopo 18 milioni di esemplari venduti nel mondo, dall'uscita dallo stabilimento di Pontedera nel 1946 della prima 98, che per l'occasione è stata esposta nello stand del maggior costruttore europeo di motocicli, le nuove Primavera, GTS e PX sono state presentate nell'esclusiva personalizzazione chiamata Vespa 60°. E se Vespa dal 1946 è sinonimo di Piaggio, Bonneville lo è per Triumph dal 1959. E a garantirlo, assieme al nuovo testimonial Carl Fogarty, nello stand non poteva mancare la versione che ha fatto nascere il mito di questo modello, che come forse vuol simboleggiare la sua posizione è ormai irraggiungibile da qualsiasi altra moto. BMW e Harley Davidson, aziende che hanno mantenuto un forte legame con i modelli del passato, almeno in termini di immagine, questa volta si sono limitate ad esporre solo le moto in produzione, lasciando quelle storiche nei rispettivi musei. L'Harley Davidson ha invece dato spazio alle customizzazioni operate dai suoi concessionari, con Max Pezzali, la voce, e non solo, della passione Harley in Italia.
tra i premiati per la bontà del loro lavoro. La Peugeot, o meglio la Peugeot Scooters, ha ricordato il suo grande passato motociclistico, anche se da molti anni l'interesse commerciale è limitato agli scooter, esponendo accanto alla moto destinata al campionato del mondo nella classe Moto 3, la 515, una 500 a quattro tempi con distribuzione a valvole in testa e cambio a quattro marce, che nel 1934 sul circuito di Montlhéry stabilì il record mondiale di velocità sui 2000 km, sulle 24 ore e sui 3000 km. I record furono tre, come ricorda la scritta sulla pedana, ma essendo validi per tre classi, la 500, la 750 e la 1000, equivalevano a 9. Sono 10 invece i titoli ridati vinti dalla Mondial, marchio che è tornato sul mercato grazie all'iniziativa del conte Pierluigi Boselli, erede dei fondatori dell'azienda nel secondo dopoguerra, e di Cesare Galli della Pelp International, specializzata nella commercializzazione di prodotti motociclistici. Nel rispetto di quella che era la filosofia del marchio rivolta alle piccole cilindrate, la Mondial si è rimessa in moto con la Hipster, una 125 monocilindrica a quattro tempi con distribuzione bialbero a quattro valvole, che combina l'aspetto retro con le alte prestazioni, la tecnologia moderna e costi di produzione contenuti per potersi ricavare spazio sul mercato europeo. Ma per gli appassionati che hanno a cuore il nome e il marchio Mondial, le novità, come ci racconterà in una prossima puntata il conte Boselli, non sono finite. La Carinzia è una delle regioni austriache di maggior vocazione turistica. Villach, o Villaco per chiamarla in italiano, visto che non è molto distante dal confine con l'Italia e da Udine la separano solo un centinaio di chilometri, tra le varie attrazioni ne offre anche una per gli appassionati di motorismo storico, è il Villacher Fahrenzeug Museum, ovvero il Museo della Motorizzazione Popolare, che abbiamo visitato assieme ai soci e agli amici dello Sport Club Il Velocifero di Rimini nel corso della tradizionale gita turistico-culturale. Il museo è stato fondato nel 1987 da Rudolf Pirker, che ne è anche il curatore. Con il passare degli anni sono cresciuti anche i modelli di moto e auto presenti, tanto da richiedere trasferimento nel 2007 nella sede attuale, notevolmente più grande e accogliente, anche se, come si può vedere da queste immagini, il problema dello spazio potrebbe riproporsi a breve. Questo di Villaco può sembrare un museo inconsueto rispetto alla maggior parte delle strutture simili, dove si possono ammirare i veicoli più rari e inconsueti. Se davanti a certe auto e moto è naturale il commento «questo è un pezzo da museo», questa espressione è meno consueta davanti ad utilitarie, a scooter o ciclomotori costruiti in centinaia di migliaia di esemplari, o forse più, che rappresentano il piatto forte del Fahrenzeug Museum. Fin dall'inizio il suo creatore ha voluto dare spazio ai modelli più popolari del secondo dopoguerra, quelli che per la loro popolarità sono stati erroneamente considerati di scarso valore e per questo molto spesso abbandonati e lasciati andare in rovina. Nel museo sono state così raccolte molte di quelle auto e moto appartenute alle normali famiglie del passato, ma che proprio per la loro consuetudine rischiavano di venire dimenticate dalle generazioni che non le hanno conosciute. E questo spiega anche la motivazione che ha portato a raccogliere modelli legati al boom della motorizzazione degli anni 50. Ce ne sono alcuni, tanto di auto quanto di moto, anche del periodo tra le due guerre, e che sono stati impiegati nell'era successiva. Assieme ad un paio di Fiat Balilla e di Topolino A, tra cui una barchetta fuori serie con carrozzeria Weinsberger, si deve ricordare anche la Steyr 55 del 1939, macchina conosciuta anche col nome di Baby. Prodotta dalla Steyr Daimler Puch, ha il motore posteriore di 997,5 cm3 a 4 cilindri boxer raffreddato a liquido che eroga 22 cavalli a 3800 giri. Destinata a diventare la macchina del popolo austriaco, sulla falsariga della Volkswagen tedesca, con cui spartisce una certa rassomiglianza estetica, la produzione si è fermata nel 1940 per un totale, compresa la versione precedente siglata 50, di 13.000 esemplari. Tra le auto non passa inosservata l'esposizione dedicata alle microvetture degli anni 50, che hanno avuto una discreta diffusione nei paesi mitteleuropei, a differenza di quanto si verificò da noi. Se la BMW Isetta è comunque frutto di un progetto italiano e la Messerschmitt è stata costruita su licenza dalla Mival di Gardone Valtrompia, il discorso cambia con i modelli prodotti dalla casa tedesca Glass con il nome GoGoMobil.
Anticipando di una cinquantina d'anni le tematiche sul trasporto urbano attuale, almeno per quanto riguarda le dimensioni, la gamma, come si è potuto vedere, comprendeva la berlina, la coupé e un furgone, tutti con motore a due tempi bicilindrico con cilindrata rispettivamente di 400, 250 e 300 centimetri cubici. E per rimanere nel tema delle vetture a due tempi, non possono mancare le Trabant, le ultime al mondo con questo tipo di motore, e una DKV con la Junior, una 750 a tre cilindri del 1959. Tra le moto è più difficile individuare i temi di raccolta che vanno al di là della grande diffusione dei modelli esposti, anche per il poco spazio tra l'uno e l'altro. Questo non limita quelli della produzione austriaca, affiancando alle famose Puch e KTM i ciclomotori e gli scooter della HMW e della Loner, quasi sconosciuti da noi. E se dopo auto e moto, di cui vi abbiamo ricordato solo alcune delle più caratteristiche, vi resta ancora un po' di tempo, c'è anche una sala dedicata al Radio Museum. Si sono sfidati sulle 40 prove speciali ricavate nelle strade che attraversano il parco regionale dei Boschi di Carrega i partecipanti al Trofeo del Prosciutto disputato a Sala Baganza in provincia di Parma. La manifestazione, che ha registrato un livello tecnico di notevole spessore, ufficialmente è inserita come prologo alla rievocazione della Parma Poggio di Berceto, la gara che nel 1919 segnò l'esordio come pilota di Enzo Ferrari, eccellenza che si manifesta sin dalla partenza davanti alla Rocca che fu residenza ducale, con un bel numero di barchette degli anni 50 e 60 capaci di ricreare la magica atmosfera dell'automobilismo di quel periodo. Il discorso cambia guardando gli equipaggi impegnati nella sfida al cronometro, dove servono macchine agili, maneggevoli e soprattutto pronte alle sollecitazioni, anche a discapito del coefficiente di valutazione in relazione all'età. Il percorso è breve e le discriminanti si susseguono, ma questo non impedisce agli equipaggi più preparati di fare la differenza. Armando Fontana guida sulle strade di casa e vanta un ottimo palmarès, ma questa volta l'esperienza non basta e con la sua A112 Abarth deve accontentarsi del terzo posto. Tra i grandi favoriti della vigilia c'è anche Giuliano Canè, uno dei migliori specialisti delle prove di regolarità, e che al pari di Fontana vanta già numerosi successi alla Parma Poggio, ma in questa occasione con la Porsche 930 Turbo deve accontentarsi del quinto posto, preceduto anche dalla Porsche 911 di Iacovelli Bertoletti. Per il successo questa volta non c'è storia, con Matteo Iotti, già vincitore della gara principale nell'edizione 2012, che guida in maniera impeccabile e con la sua A112 Abarth mette in riga anche quella di Lumignon Garelli. L'equipaggio modenese dimostra di trovarsi a suo agio sulle strade parmensi, visto che la miglior prestazione cronometrica nel Trofeo del Prosciutto diventa l'anteprima allo stesso risultato nella rievocazione della Parma Poggio del giorno dopo, con le prime tre posizioni che restano invariate e il solo Canè che migliora concludendo al quarto posto. L'incontro tra i soci e il consiglio direttivo del CPAE, Club Piacentino, Automoto d'epoca, ha rappresentato un grande momento di aggregazione, ideale per trarre il bilancio sull'attività svolta che ha avuto nella rievocazione del circuito di Piacenza e della Silver Flag i momenti più esaltanti e per discutere e far conoscere le nuove iniziative. Il ruolo e il legame storico-culturale con il territorio e le istituzioni è stato confermato dalla partecipazione di numerosi amministratori, a partire dal sindaco di Piacenza, Paolo Dosi, qui assieme con il presidente del CPAE, Achille Gerla. A causa di altri impegni, il primo cittadino non ha potuto intrattenersi alla conviviale, a cui hanno preso parte gli assessori Paola Gazzolo della Regione, Stefano Perrucci della Provincia e Giorgio Cisini del Comune. L'aspetto più significativo dell'incontro, a cui ha partecipato anche l'ex pilota di Formula 1, Beppe Gabbiani, è stato quello legato alla donazione in beneficenza di 5.000 euro alla squadra del Bulla Basket, formazione di pallacanestro su seggiola a rotelle della Spoliflottiva Ospedale Giuseppe Verdi di Villanova. La somma è il ricavato della regolarità automobilistica, il Trofeo del Grande Fiume, la manifestazione in programma a Caorso che apre la stagione motoristica del CPAE. La Porsche, e la 356 in particolare, è soprattutto passione, piacere di possederla e di usarla condividendo questa attrazione con chi nutre gli stessi sentimenti.
La voglia di stare insieme è all'origine di raduni organizzati con il passaparola tra amici, che per ritrovarsi, macinare chilometri e apprezzare il piacere di usare macchine che quando sono recenti hanno almeno 50 anni, ma si guidano come quelle attuali, non esitano ad affrontare anche lunghi viaggi. Questo gruppetto si è ritrovato a Fornovo, in provincia di Parma, ed è in attesa di partire per il passo della Cisa. E su queste immagini si chiude la puntata. Nel darvi l'arrivederci alla prossima puntata, vi ricordiamo il nostro indirizzo www.epocachestoria.it per informarci sulle vostre iniziative e per essere sempre aggiornati su quanto avviene nel mondo del motorismo storico.